Eccoci, bentornati. Siamo nuovamente qui con la nostra storia di Pierino e il lupo, questa volta adattata al formato del documento Google e anche qui è stata resa interattiva attraverso l'uso dei link interni e delle intestazioni che vi spiegherò più avanti. In questo breve video mi interessa solo mostrarvi un po' come si comporta il documento in modalità visualizzazione, cioè la modalità in cui lo vedrete anche voi utilizzando il link di condivisione allegato. Allora, abbiamo a disposizione la struttura del documento qui a sinistra, quindi una specie di indice. Nelle prossime lezioni vi mostrerò come realizzarlo. Ok, quindi se clicco sulle pagine posso saltare direttamente alle diverse sezioni, alle diverse pagine del documento. Posso anche nascondere questa struttura e per tornare a visualizzarla basta andare sul menu Visualizza e scegliere Mostra struttura documento. Ok? Ma iniziamo subito a vedere come si comporta il nostro documento. Ok, cominciamo dalla copertina. Cominciamo pagina 1. La storia è la stessa, il testo è lo stesso di quello già visto. Possiamo premere Vai avanti per scorrere alla pagina successiva, dove troviamo subito la prima domanda a risposta multipla. Se non ricordo male, la risposta sbagliata era la prima, al tramonto dopo aver cenato col nonno, e infatti mi porta al primo vicolo cieco che è anche indicato qui nell'indice laterale, pagina 3, fine della storia. E posso ritornare all'inizio della storia, ricomincio, vai avanti. E alla domanda la risposta giusta è la seconda, nel pomeriggio. Cosa scelse di portarsi dietro? Il fucile e una corda. Poi quale sentiero scelse? Il sentiero di sinistra. La storia prosegue. Chi si nascondeva dietro quell'ombra? Il lupo. Poi arrampicarsi su un albero, far volare Sasha attorno al lupo. Sasha in cerca di aiuto. Come reagirono i cacciatori incuriositi? E andiamo avanti verso il finale della nostra storia. Che fine fece il lupo? Fu portato in una riserva naturale. Ok, risposta giusta, torniamo all'inizio. Nelle prossime lezioni vi mostrerò come realizzarlo, in particolare andremo ad approfondire, le funzioni di intestazione e di interruzione pagina.